vita da scegliere, un duello da vincere, il destino ti guiderà con grande astuzia e velocità. You're a runner, can fly. Tutto gas verso il prossimo episodio. La Fortune Cup è un torneo a cui parteciperanno persone scelte a caso dalla Kaiba Corporation. Sarà grandioso. E il bello è che hanno scelto anche me, non è fantastico? Veramente è me che hanno scelto. In effetti l'invito era per lei, ma ha troppa paura per iscriversi. Così parteciperò facendo finta di essere Luna e vincerò io. Ho un invito per il signor Yusei Fudo. Saremmo molto felici se volesse partecipare alla Fortune Cup. Se rifiutasse, i quattro ragazzi che vede nella foto pagheranno per tutti i reati che lei ha commesso impossessandosi della Duel Runner. Le auguro una buona serata. La Rosa Nera non è un personaggio leggendario, è una duellante straordinaria. Le sue carte prendono vita. Farà la sua comparsa alla manifestazione dei duelli che si tiene proprio oggi per strada. Ciao, Jack. Ho saputo che prenderai parte alla Fortune Cup. Le notizie viaggiano in fretta. Volevo proporti un accordo per Drago Polvere di Stelle. Aggiungilo al tuo deck e se vinci puoi tenerti questa carta. Se vinco io me la riprendo e i conti tra noi sono chiusi. È la Rosa Nera! Di chi è quel drago? La Rosa Nera! Esiste davvero! Mi sono assicurato che la Rosa Nera ricevesse l'invito. Anche lei parteciperà al torneo con Yusei. Molto bene, tutto procede come da copione. Presto il drago Kremisi riemergerà. Mentre Yusei cadrà per sempre. Allora? Che ve ne pare? Posso passare per Luna? Bene, anche Luna potrebbe somigliare di più a se stessa. E vai! Non mettermi in imbarazzo. Avanti, Luna, tu pensa solo a rilassarti. Sto per fare di te una leggenda dei duelli. Tu che ne dici, ragazzo senza ricordi? Vado bene? Sì, ma prima è meglio se ti lavi la faccia. Lo farò solo se mi dici come ti chiami. Tanto lo scoprirai molto presto. Allora va bene, scommetto che hai un nome fantastico. C'è qualcosa che non quadra in questa storia della Fortune Cup. Stai attento, Yusei, e guardati le spalle. Duellanti giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, fate un applauso al nostro cerimoniere, il direttore Rex Goodwin! Signore e signori, Arcidemone Drago Rosso si è appena alzato in volo e voi sapete che cosa significa. Quindi accogliamo subito il campione in carica, il sovrano delle carte, l'uomo che domina i duelli turbo, il re della velocità in persona, Jack Atlas! Nuova città di Domino! Volete assistere a uno spettacolo che non dimenticherete? E allora che il torneo abbia inizio! E ora conosciamo i duellanti che sono stati selezionati per giocarsi la possibilità di affrontare Jack Atlas, gli otto fortunati! Eccoci siamo! È il momento! Accipicchia, guarda lì quanta gente! Sempre misteriosa Shira, al grande Kreiger, al comandante Koda, al professore, alla signorina Akisa Isinski, a Sir Resborg, all'adorabile Luna e a Yusei Fudo. Aspettate, volete dirmi che quello lì ha un segno? Già, è proprio strano. Che ci fa qui uno del satellite? Chi è quel poco di buono? Sarà arrivato al torneo rubando l'invito di qualcun altro. Andatelo via! Così il tuo nome è Yusei. Esatto, sei contento adesso? Eppure non sembra affatto il nome di un supereroe. Il nome di un super cosa? Ah, lascia stare. Vai via! Dammi questo. Devo dirvi una cosa importante.
Io mi chiamo Greiger e so che la situazione è diversa in questa città, ma nel luogo da cui provengo un uomo si valuta per il suo spirito. Forse questo ragazzo è stato giudicato da qualcuno un perdente, un poco di buono, ma quando lo guardo, io vedo solo un duellante. Ed essendo io stesso un duellante, questo vuol dire che devo rispettarlo, a meno che non mi dia un motivo per non farlo. Perché un duellante non giudica un altro duellante in base al luogo da cui proviene, al nome della sua famiglia o al denaro di cui dispone. Non è questo quello che conta veramente. Tieni il tuo microfono. Grazie. Grazie per queste belle parole molto appassionate. Viviamo in un mondo in cui lo status sociale spesso segna un confine tra noi e i nostri simili. Ma io ho cercato di fare in modo che questo torneo, anche se solo per un breve istante, cancellasse quel confine. Ho voluto creare un evento che superasse le rivalità della vita. Un torneo in cui i più abbienti e i meno abbienti possano incontrarsi sullo stesso terreno, dimostrando così il loro valore a se stessi e al resto del mondo. Colleghi duellanti, vi do il benvenuto alla Fortune Cup! Bene, siamo pronti. A questo punto diamo uno sguardo al nostro tabellone e scopriamo chi saranno i primi due contendenti a sfidarsi. Guarda, dovrò affrontare Greiger nel prossimo duello. Posso battere quel tizio. So di poterci riuscire. Zig-Zix ci ha informato che è riuscito a sistemare tutto. Adesso sapremo con certezza se i predestinati sono quelli che speriamo. Le do il buongiorno, direttore. Unendo un emulatore neuronale al mio distributore di energia e facendo girare particelle, facendo scontrare atomi, ho messo a punto un dispositivo in grado di intercettare il misterioso potere di Twenerdy. È sicuramente la mia invenzione più ispirata. È straordinario e può stare in una mano. Ora vi presento l'inimitabile e stupendamente favolosa creazione di Zig-Zix, il D-rilevatore. Basterà installare dei sensori in tutto lo stadio e inviare il loro segnale al D-rilevatore per riuscire ad individuare anche la più piccola attività di NRD. Davvero eccellente. Troveremo i predestinati, vedrà. Datemi una A! Datemi una D! Datemi una L! Datemi una A! Datemi una S! Il dueling disc che mi hai sistemato è fantastico. Mi fa piacere. Non riesco a credere che questo mi stia succedendo davvero. Per caso non hai qualche ultimo consiglio da darmi prima del duello? Sì, certo. Ricorda di adattarti sempre al tuo avversario. Va bene, lo farò, grazie. Complimenti per i baffi! Prima di far entrare i nostri duellanti, sentiamo qualche utile consiglio da parte degli sponsor. Se l'alito del cane vi stende, dategli l'osso Tamatal, l'antiodorante commestibile. E ora, arrivata qui direttamente dalle vette, ecco un adorabile duellante in formato tascabile. Accogliamo la piccola Luna! Accidenti, ragazzi, è una cosa incredibile. Ci voleva la macchina fotografica. Ed ecco il suo sfidante, il principe della potenza, un concentrato di forza, Greiger! Mi raccomando, ragazzi, correttezza. E adesso stringetevi la mano. Mi è molto piaciuto il modo in cui hai afferrato il microfono per difendere il mio amico. E ci tenevo anche a dirti che per me è davvero un grande onore poter duellare con te oggi, Greiger. Non voglio sembrare scortese, ma hai una stretta molto decisa per essere una ragazzina. È buffo, anche a scuola mi davano tutti del maschiaccio. Eppure sono stata anche ragazza pompon. Io non mi comporterei mai in quel modo. Bene, ci siamo, è giunto il momento di dare il via al duello. Contendenti, è ora di attivare i vostri dueling disc. Combattiamo! Visto che la prima mossa tocca a me, allora io pesco. E dalla mia mano attivo Esplosione della Stella. Una carta magia, quindi non apri il duello con un mostro. No, prima devo abbassare il livello del mio mostro, usando il potere di Esplosione della Stella e pagando un tributo di 500 life points. E perché faresti questo? Perché Reattore Evocazione SK è un mostro di livello 5, quindi se ora riduco un po' la sua potenza, posso metterlo sul terreno direttamente in posizione di attacco. Cavolo, quel mostro ha addirittura 2000 punti di attacco! Proprio così. Qualche volta è necessario fare un piccolo sacrificio per conseguire un traguardo più grande. E concludo il mio turno mettendo una carta coperta. Greiger è partito alla grande. Ora vediamo come risponde la piccola Luna. Bene, adesso tocca a me. Pesco una carta! Amico, tu non sei l'unico ad essere partito alla grande. Evoco cellulare morfotronico in posizione di attacco! Thank you.
notevole, non ti pare? Il mio deck morfotronico è grande e ora te ne darò una dimostrazione! D'accordo, ma prima che tu faccia qualunque altra mossa, attivo il potere speciale di Reattore SK. Eh? Per il solo fatto che tu abbia messo uno dei tuoi mostri sul terreno, Reattore SK ti infligge un danno di 800 life points. Davvero sorprendente! La creatura di Grigar può danneggiare Luna ogni volta che lei evoca uno dei suoi mostri! La scelta di Grigar è stata perfetta. Presto le sue tattiche costringeranno quella ragazzina a uscire allo scoperto. Davvero niente male, amico, ma ci vorrà ben altro per riuscire a indebolire il mio mostro morfotronico. Così mi piaci. Su, arrabbiati. Facci vedere se sei veramente quella che Goodwin si immagina. Continui a elogiare il tuo mostro morfotronico, ma da quello che ho visto finora non mi sembra niente di eccezionale. Ah no? Allora ti lascerò a bocca aperta con questo. Non posso guardare! Questa esperienza mi segnerà per tutta la vita! Ci siamo! Su, forza cellulare! Comincia a fare il numero adesso! Devi sapere che la cifra che alla fine comparirà sul tastierino indicherà il numero di carte che potrò prendere dal deck. E se l'ultima che prenderò sarà una carta morfotronica di livello 4 inferiore, allora potrei evocarla. Grande! È uscito il numero 2! E la seconda carta è... Ah, perfetto! Preparati per Stereo Morfotronico, che tra poco suonerà dal vivo per te! Ah! Se la carta mostro Stereo Morfotronico viene attaccata quando è in posizione di difesa, quell'attacco può essere annullato una volta per turno. Per finire, gioco una carta coperta e concludo il mio turno! Se nel corso del prossimo turno lui gioca una carta mostro e mi attacca con quella, rimarrà di stucco non appena io girerò la mia carta coperta, perché avrò la possibilità di evocare questo cattivone. E a quel punto il caro Grigar sarà completamente in mio potere. Ancora nessun segnale, zero, niente! Coraggio, Luna, non farci aspettare. Siamo tutti ansiosi di scoprire se è il segno del drago. Che cos'hai? Stai male? Un po' di mal di testa. Adesso tocca a me. Pesco! E dalla mia mano metto sul terreno reattore trappola Wi-Fi in posizione di attacco. Reattore trappola Wi-Fi, su, attacca! Ed elimina cellulare morfotronico! Ti fermo subito, Grigar, perché attivo la mia carta trappola morfotransizione! Questa carta mi permette di spostare il cellulare in posizione di difesa e di sospendere il tuo attacco! Attivando la tua trappola sei caduta dritta nella mia. In fondo si chiama reattore trappola per un motivo, no? Vedi, reattore trappola reagisce all'attivazione della tua carta trappola e ti infligge direttamente un danno di 800 life points. Attacca! Oh no! Quel tizio sta giocando con Leo come il gatto col topo. Gli fa ritorcere contro le sue stesse mosse e ho l'impressione che stia cercando di stuzzicarlo per farlo arrabbiare. Non devi fare il suo gioco, Leo. Questa mossa non mi è piaciuta. Funziona, continua a innervosirti. Secondo Goodwin sei una predestinata, dimostralo. Sconfiggimi usando il potere del drago Cremisi. Ancora niente, forse dovrai... Non credere che con te abbia già finito. Il mio attacco non è concluso. Sto aspettando. Reattore evocazione SK. Stacca la spina per sempre con lo stereo. Sembra che Stereo Morfotronico abbia facilmente respinto l'attacco di Reattore Evocazione SK. Quando Stereo Morfotronico è in posizione di difesa, ha la facoltà di neutralizzare un attacco per turno. Questo mi consente di utilizzare Evocazione Dannosa. Se un mio attacco rivolto a uno dei tuoi mostri è andato a vuoto, questa carta mi dà la possibilità di evocare un nuovo mostro, sacrificando 800 life points. Quindi adesso sacrificherai ancora altri life points? Esatto, dopodiché ho deciso di mettere sul terreno Reattore Magia R! Quando il tuo avversario attiva una carta magia, Reattore Magia RE distrugge quella carta e infligge un danno di 800 punti una volta in ogni turno. Il suono che stai per sentire non ti piacerà! Reattore Magia RE, vai e spegni quello stereo! Il mio stereo! Concludo il turno mettendo sul terreno una carta coperta. Per fortuna il turno è finito. Almeno sono riuscito a mantenere in gioco cellulare. Finché resta sul terreno posso usarlo per evocare congegno trasportatore. E quando l'avrò fatto, Grigar non avrà più scampo. Continua a puntare solo sulle sue combinazioni preferite. Non si sta adattando. Non mi sembri molto preoccupata. Non ti sei resa conto che ormai ti ho messa con le spalle al muro? Cosa?
Sul terreno di gioco ci sono tutti e tre i miei mostri reattori. E direi che ti sei già procurata parecchi danni evocando dei mostri o attivando delle carte trappola. Secondo te quale potere potrebbe avere l'ultimo mostro reattore che ho evocato? A me sembra più che ovvio. Ma certo! Se ora gioco una carta magia, reattore magia RE può infliggermi un danno diretto. Invece se evoco un mostro oppure attivo una trappola, ci pensano gli altri due a sistemarmi per le feste. Qui si mette male. Vedo che hai capito. Ogni duellante deve essere in condizione di evocare dei mostri e attivare carte trappola o magia. Ma se tu compi una di queste azioni, finisci per infliggere un danno a te stessa. Potrai passare il resto del duello con le mani in mano a guardarti consumare i tuoi life points ogni volta che cerchi di fare qualcosa. Non avere paura. Continuo a non ricevere il benché minimo segnale. Forse non è una dei predestinati. Abbiamo condotto un'indagine approfondita e abbiamo motivo di credere che lo sia. Il tuo compito è soltanto quello di fornirci la prova definitiva. Sono certo che non ci deluderai. C'è una strana anomalia su cui voglio informarla. Il sensore ha individuato un debole segnale che proveniva dagli spalti. Che cosa? Dagli spalti? Quindi non lo emetteva Luna. Stai ancora male? Vuoi che ti portiamo da un medico? No, tranquillo. Vedrai che adesso mi passa. Quindi ogni volta che faccio una mossa, sono condannato a perdere 800 life points. Oh, non so che cosa fare, sono bloccato. No, devo riuscire ad adattarmi. Io non mi arrenderò! Finalmente sta cominciando a reagire. Arrabbiati, ragazzina, fammi vedere quel segno. Non ho mai usato questa mossa, ma devo assolutamente provarci. Anche perché il prossimo turno sarà quello decisivo. E ora tocca a me! Pesco una carta e attivo il potere speciale di cellulare! Compone il numero... Ora! Quando un cellulare morfotronico è in posizione di difesa, seleziona un numero a caso e consente di pescare dal deck un numero di carte pari a quello selezionato. Chissà che numero uscirà. Bene, un 3. Quindi posso pescare 3 carte. Perfetto, sono in arrivo altre carte morfotroniche. Forse posso vincere. Adesso sposto il cellulare in posizione di attacco. Forza, componi il numero. Ora! Devo riuscire ad evocare Datatron morfotronica. Coraggio. 1, 1. Sì, perfetto, così mi piaci. Ha! Adesso evoco Datatron morfotronica in posizione di attacco. Che cosa succede? Stai peggiorando. Non capisco che cos'ho. So solo che mi sento sempre più debole. Puoi anche cominciare a dire addio ai life points che ti rimangono, perché qualunque carta giocherai subirai un danno. I reattori di Krieger sono riusciti a mettere alle corde la piccola Luna. Non vorrei guardare, ma non riesco a distogliere lo sguardo. Adesso però tocca a me. Sacrificando uno dei mostri che ho sul terreno, posso attivare il potere speciale di Datatron, che ti infliggerà un danno diretto pari a 600 life points. Quindi sacrifico cellulare! Direi alla grande operazione riuscita. E ora sacrifico Datatron in modo da poter evocare il congegno trasportatore! A meno che non abbia sbagliato a fare i calcoli, non dovrei subire alcun danno, perché il potere di reattore evocazione funziona soltanto una volta per turno, dico bene? Mi chiedevo perché avesse rischiato un'altra evocazione. E invece è stata una mossa molto buona. Ora l'importante è che Leo non si faccia prendere dal panico. È il momento di scatenarsi! Dalla mia mano sacrifico calamita morfotronica! Adesso ogni volta che sposto una carta morfotronica dalla mia mano al cimitero, congegno trasportatore guadagna 800 punti d'attacco. Brava, attaccami con tutte le risorse che hai. Come prossima mossa attivo la carta magia fabbrica delle 100 macchine. Grazie al potere di questa carta posso rimuovere dal gioco tutte le carte morfotroniche che sono nel mio cimitero. Ma cosa sta succedendo? Sembra quasi che 4 mostri morfotronici di Luna si stiano facendo dare un passaggio da congegno trasportatore. Per ogni mostro di tipo macchina che trasporta, congegno trasportatore guadagna 200 punti d'attacco. Quindi adesso raggiunge un totale di 2900 punti! L'attivazione di quella carta magia aggraverà la tua situazione e ti porterà una sconfitta sicura. Reattore magia, attacca! Ah,
Ormai ti rimangono solo 800 miseri life points, ragazzina. Un'altra mossa e per te sarà la fine. E invece no, se riesco ad attaccarti, perché non esiste nessun reattore battaglia. Con genio trasportatore, vai a niente a reattore trappola Wi-Fi! E vai! Grigor aveva 2100 punti. Se l'attacco è andato a segno, forse tuo fratello ha ancora una chance. Forza! Sì, ecco dove sei, ti ho trovata! Ha funzionato! Per essere una ragazzina, devo dire che hai lo spirito di un guerriero. E visto che sono un guerriero anch'io, allora rispetto la tua forza. Beh, io ti ringrazio, ma non capisco come hai fatto a non subire alcun danno. Grazie alla carta trappola reattore Delta, ragazzina. E questa che effetto ha? Devi sapere che mandando al cimitero reattore evocazione, reattore trappola e reattore magia posso neutralizzare il tuo attacco e attivare reattore Delta. E infine userò fortezza volante fuoco dal cielo per darti il colpo di grazia. Sembra che Grigor abbia attivato una carta trappola fatale. Allora il duello potrebbe finire qui. Che sia Luna la prima sconfitta del torneo. Attivo il potere speciale di fortezza volante fuoco dal cielo. Quindi, mandando una carta al mio cimitero, ho la possibilità di annientare una carta sul tuo terreno di gioco. La vittoria è mia. Congegno trasportatore! Ormai non puoi più difenderti da un attacco diretto. È finita! Grigor passa alla seconda fase del torneo e Luna vince un premio di consolazione. Non posso credere di aver perso. Peccato, non ci voleva proprio. Povero Leo. Però ha duellato bene. Che ti succede, cara? Il mal di testa è sparito, all'improvviso. I miei più sinceri complimenti, Grigor. Devo dire che è stato un duello esplosivo. Avete informazioni errate. Stavate cercando una ragazza, ma quello era senza ombra di dubbio un maschio. Infatti siamo stati vittime di un piccolo scambio di identità. Gemelli? Gemelli. Il D-rilevatore non ha trovato traccia di energia proveniente dal duellante, ma ha comunque captato un segnale. Proveniva da questa ragazzina che era sugli spalti. Adesso bisogna trovare il modo di spingere lei al limite. Da scegliere, un duello da vincere, il destino ti guiderà, con grande astuzia e velocità, you're a runner, can't.